Salve a tutti ragazzi, sono Tom, se questo è il video di Tom e bentornati qui sul canale. E questa la metto via. Oggi voglio parlarvi di un progetto davvero interessante. Sto parlando di un fanfilm del 2018 diretto da Gianmaria Pezzato ed è Voldemort Origins of the Air, ovvero un fanfilm sulla saga di Harry Potter tutto italiano, dove avremo come protagonista il famigerato mago oscuro Voldemort. E alla fine il prodotto che ne è venuto fuori è buono, considerando che non è canon e considerando anche il budget che questi ragazzi avevano a disposizione. Ha alcuni problemi, ma comunque su molti di questi li voglio sorvolare. Partiamo da quello che mi ha convinto di più, ovvero l'eccezionale reparto tecnico. Con i soli 15.000 euro che avevano a disposizione, quello che ne è uscito fuori alla fine è un mezzo miracolo. La regia di Pezzato convince con il piano sequenza iniziale davvero sorprendente. Forse in qualche scontro c'è poca dinamicità, però comunque non voglio lamentarmi. In più la fotografia e la bellissima successiva color correction rendono il tutto molto cinematografico. Un'altra cosa che mi ha sorpreso positivamente sono gli effetti speciali, se non sbaglio sempre realizzati dal regista, che sono davvero realistici e curati. Poi sono riusciti ad utilizzare al meglio tutto quello che avevano a disposizione tra scenografie, trucchi e costumi. Forse qualche costume un pochino troppo homemade, ma vabbè. Ora invece passiamo alla trama e alla sceneggiatura, che forse è quella che convince un pochino di meno. Troviamo un intreccio tra i flashback di Voldemort e dei suoi ex compagni di Hogwarts, tutti eredi dei vari creatori delle casate di Hogwarts, quindi Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpeverde, e Grisha, erede di Godric Grifondoro e vecchia amica di Voldemort, che va alla ricerca del famoso diario di Tom Riddle e durante un interrogatorio con dei sovietici racconterà, diciamo, la sua storia. Il ritmo è molto molto altalenante ed effettivamente 54 minuti forse sono un pochino troppi. Sinceramente avrei tagliato qualcosina dall'interrogatorio e l'avrei aggiunto magari qualcosa di più riguardo il passato di Tom. In più purtroppo alcune scene non si vanno a incastrare perfettamente con la saga di Harry Potter, anche se però alla fine non è così grave visto che comunque non parliamo di un prodotto canonico. Forse c'è qualche piccola sbavatura per quanto riguarda la sceneggiatura, soprattutto riguardo la rivelazione finale, e questa è forse una delle cose più gravi, ma mentirei se vi dicessi che il finale non mi ha colpito. In più una cosa che ho apprezzato comunque tanto è il fatto che a film finito non sappiamo assolutamente che cosa abbiamo visto e cosa è reale e cosa no. Non voglio fare spoiler, ma insomma chi l'ha visto ha capito, e quindi lo spettatore rimane così spaesato, e questo mi è piaciuto, se non fosse appunto per qualche piccolo dettaglio che non torna perfettamente. Diciamo che alla fine con la sceneggiatura forse si poteva fare di meglio. Gli attori invece sono stati veramente tutti convincenti, in particolare Stefano Rossi che interpreta perfettamente Tom Riddle. Una cosa che invece fa veramente storcere il naso è il doppiaggio in inglese fuori sincrono. Capisco la motivazione di questa scelta, ma alla fine è un pochino bruttino da vedere. Comunque, nonostante qualche piccola sbavatura, Voldemort Origins of the Air mi ha convinto. Un bel progetto ambizioso con un comparto tecnico eccellente e una sceneggiatura un po' difettosa ma carina. Quindi voglio fare un applauso a questi ragazzi, vi faccio l'applauso di silente. Continuate così e non vedo l'ora di vedere altri vostri prossimi lavori. E voi ragazzi invece cosa ne pensate di Voldemort Origins of the Air? Se non avete visto ancora questo fanfilm vi lascio il link qua sotto, e se invece l'avete visto fatemi sapere in un commento qua sotto che cosa ne pensate. Detto questo ragazzi, qua sotto ci sono tutti gli altri link per i social media, per il sito e tante altre belle cose. Ringrazio ancora tutti voi per i bellissimi commenti che mi scrivete e per tutto il calore che mi mandate. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti. Thank you.